L'indice di benessere dell'allevamento, una metodologia messa a punto dal CRPA intorno agli anni, all'inizio del 2000-2001, un sistema che ha subito diverse modifiche è arrivato a questa metodologia, sentite, scusate, IVA 2.60. Allora, prima di tutto che cos'è? È un sistema di valutazione del benessere in allevamento che attribuisce un indice, cosiddetto appunto IVA, e una classe a una singola azienda. L'indice IVA è la somma dei punteggi assegnati ai singoli parametri valutati. Tenete in considerazione che nel nostro sistema sono considerati, facciamo 226 rilievi che ci danno poi tutta una serie di punteggi. Il valore dell'indice, vedete qua, posiziona l'azienda in uno dei 6 livelli prestabiliti di benessere animale, le cosiddette classi che vanno da classe 1, livello pessimo di benessere, a classe 6, livello ottimo di benessere. Come funziona il nostro sistema? Noi eseguiamo un rilievo in allevamento e poi vedremo come. Tutti questi dati vengono inseriti in un programma che, questa secondo me è una novità di questo nostro sistema, in automatico ci fa tutti i calcoli, quindi i rilievi possono essere eseguiti anche da personale semplicemente formato, non c'è bisogno di essere dei tecnici esperti di benessere, soprattutto per i rilievi relativi alle strutture dell'allevamento. Ok? Perché poi è il programma che ci fa questi calcoli. Dal programma salta fuori un indice, i punteggi dei singoli parametri ci danno un punteggio generale, una classe, IVA vi dicevo da 1 a 6, da questa classe vengono individuati in automatico dei punti critici, dai quali poi il CRPA propone degli interventi migliorativi, lavorando anche sui costi, perché di questo oggi si è parlato molto di tante cose, ma poco forse di costi. Il CRPA, oltre a occuparsi di benessere, si occupa molto anche di costi di produzione. Vi farò vedere in fondo una piccola elaborazione che abbiamo fatto come CRPA che mette in relazione il benessere animale ai costi di produzione. Quante aziende sono state valutate con questo metodo di valutazione? Che vi dicevo ha subito delle modifiche negli anni. Per i bovini da latte sono 1118, il nostro sistema funziona anche per i bovini da ingrasso e abbiamo un IVA anche per i suini, quindi complessivamente le aziende trattate sono più di 1500. Vi ricordo che il nostro metodo è stato anche adottato in Emilia Romagna per misurare il livello minimo di benessere animale dei bovini, quindi perché era il requisito minimo per accedere alla misura 215 per i pagamenti per il benessere animale. A che cosa serve? Serve per far conoscere il livello di benessere del proprio allevamento all'allevatore e anche per, visto che abbiamo un database così importante, anche per confrontarsi, mettersi in confronto con gli altri allevamenti. Sicuramente serve per individuare le principali criticità e per capire come intervenire. E come vi dicevo, molto importante è valutare la sostenibilità economica di questi interventi per vedere come possono incidere sui costi di produzione. A che cosa non serve o che cosa non vuole servire l'IVA? L'IVA non serve a controllare se l'allevamento rispetta le norme, per questo ci sono i servizi veterinari, quindi su questo il CRPA, il suo metodo, non vuole entrare assolutamente, è in grado di farlo, però il CRPA non vuole entrare assolutamente su questa cosa perché non spetta certamente a noi. Come avviene il rilievo in allevamento? Vedete, abbiamo 7 schede, una scheda generale, una scheda edificio e 5 schede che riguardano i sistemi di stabulazione. La scheda generale riguarda i parametri gestionali, la scheda edificio riguarda tutte le strutture del nostro allevamento, mentre invece un punteggio sistemi di stabulazione riguarda tutte le categorie animali. Come funziona il rilievo? Funziona in questo modo. La durata è intanto, siamo sulle 2-4 ore a seconda della dimensione dell'allevamento. Qui vi faccio un esempio, vedete ci sono due edifici, un allevamento composto da due edifici, 1 e 2, e queste sono le categorie ospitate nei vari edifici, vacche in lattazione, vitelli, qui ancora vacche in lattazione, vacche in asciutto e bovini da remoto. Queste sono le schede che noi andiamo a compilare, una scheda generale, due schede edificio, una per ogni appunto edificio, due schede vacche in lattazione perché sono in due edifici diversi, quindi possono avere stabulazioni diverse, possono essere ospitate in edifici completamente diversi, per chi gira in allevamento queste sono cose normali, quindi lo sapete meglio di me. Quindi una scheda vitelli, perché i vitelli sono solo in questo edificio, una scheda vacche in asciutto di questo e una scheda bovine da rimonta. Quando trovate che ci sono
levati le attrazioni di due edifici, tutti i punteggi vengono poi ponderati sulla media dei capi che sono presenti nei diversi edifici. I rilievi sono già stati citati da tutti, sono sempre rilievi indiretti per i parametri gestionali, per le strutture dell'allevamento, mentre per le categorie animali ci sono sia rilievi indiretti sia rilievi diretti. I rilievi indiretti chiaramente sono basati, l'avete già detto in tanti, sull'opinione IFSS e su tutte le altre recenti evidenze scientifiche che sono venute dopo anche il 2009, mentre i rilievi diretti sono basati sul protocollo europeo Welfare Quality. Quali sono, vediamo alcuni parametri. Sulla gestione, i principali parametri riguardano prima di tutto il personale, cioè la formazione del personale. Il personale deve fare dei corsi sul benessere che sono fondamentali, perché una delle problematiche secondo noi molto importanti è la formazione di questo personale, perché non sempre si trova personale adeguato. Altri aspetti fondamentali riguardano il piano di controllo di mosche e roditori. Due aspetti fondamentali sono la zona parto e la zona infermeria, che non basta averle, devono avere determinate caratteristiche, cioè utilizzare materiale da lettiera ed essere anche in un numero di posti secondo noi adeguato alla capienza del nostro allevamento. Un altro aspetto che chiediamo molto importante è le quantitativi di lettiera usate nei diversi edifici per le diverse categorie animali. Altri aspetti sono la frequenza di esportazione degli effluenti dalle corsie, questo è un altro aspetto molto importante, per esempio per ridurre le lesioni codali. Altri aspetti importanti è che se l'animale qui vive meno sono la zona d'attesa e il posto di mungitura. Comunque qui l'animale è facile che si stressa perché viene spostato dalle sue zone di stabulazione, viene rinchiuso nella zona d'attesa che può essere molto piccola e lì rimanere poco tempo o più tempo al sole o in una condizione migliore. Altri aspetti che inseriamo sono la mortalità e alcuni indicatori riproduttivi presi dai dati, fra l'altro alcuni dati dell'AVO. Sulle strutture, adesso qui ve ne ricordo quattro, ma sono secondo noi i principali. Prima di tutto un indice di densità che mette in relazione il peso vivo presente all'interno di ogni edificio con la superficie coperta dell'edificio, che non è la superficie di stabulazione, ma la superficie coperta dell'edificio. Questo ci dice se il nostro edificio ha una dimensione corretta. Altri aspetti sono l'isolamento, secondo noi, termico dell'edificio, importante. Un aspetto fondamentale è la ventilazione naturale, cioè il rapporto fra peso vivo e aperture. Chiaramente qua bisognerebbe fare un bilancio termico dell'edificio, ma non è sempre possibile, quindi questo è un sistema rapido. Quindi il nostro programma cosa ci fa? Il nostro rilevatore prende le dimensioni sui lati lunghi dell'edificio, questi vengono messi in relazione col peso vivo presente. In automatico il nostro programma ci calcola se queste aperture di ventilazione sui lati lunghi sono sufficienti o no. È chiaro che andrebbero considerati in un calcolo più preciso altri aspetti, per esempio questa è un tipo di struttura perfetta, a doppia falda con pendenze del 20-30% che sono perfetti per gli allevamenti, con un cupolino centrale di ventilazione. Questi sono gli indicatori sugli animali che usiamo all'interno del nostro sistema. Qui vedete, qui c'è tutta una serie di indicatori, in verde vedete quelli che facciamo per le varie categorie animali, per le vacche lattazione asciutta praticamente tutti, mentre per i bovini, da rimonti e vitelli ci siamo limitati alla pulizia, alterazione del manto, scoli e diarrea. Questi sono, vi ho riportato, vado veloce su questo, comunque solo per farvi capire come facciamo rilievo su questi aspetti, abbiamo preso dal protocollo del Welfare Quality, quindi modificandolo, perché su alcune cose secondo noi doveva essere modificato, perché in azienda alcune cose non erano facilmente rilevabili. Per esempio l'osservazione diretta noi la facciamo su un campione di animali all'interno dell'azienda, questo campione varia a seconda della dimensione dell'allevamento, quindi se abbiamo 1000 vacche facciamo, adesso non lo ricordo perfettamente la percentuale, però penso, non so, al 15%, in una stalla dove abbiamo 100 vacche facciamo il 25% degli animali e così via. Quindi qui c'è un esempio di una vacca pulita e una vacca sporca, qui altri indicatori, vedete animale zoppo o molto zoppo, le alterazioni del manto, anche qua si tratta sempre di fare una percentuale dei nostri animali. Un'altra cosa che facciamo, secondo noi importante, è il movimento in fase di alzata, cioè anche qui osserviamo un campione dei nostri animali,
andiamo a vedere se hanno un movimento fluido o se hanno delle piccole pause, lunghe pause, oppure una difficoltà grave nel movimento di alzata dalla cuccetta. Veniamo ai rilievi indiretti sui sistemi di stabulazione, che per noi comunque rimane, hanno una grossa importanza. Adesso ne vediamo alcuni nel dettaglio, vedete, comunque sono le caratteristiche della nostra zona di riposo, che poi sarà cuccetta o lettiera. La superficie di stabulazione all'interno della nostra stalla, ma anche all'esterno. Le corsie, un altro punto fondamentale è la larghezza delle nostre corsie, sicuramente in zona di alimentazione, ma non solo, anche nella corsia di smistamento. Altro aspetto importante che qui non ho riportato è comunque i passaggi. Diciamo che la gestione degli spazi all'interno della stalla è fondamentale. Prima si parlava di superfici di stabulazione che sono importanti, però sono importanti secondo noi in relazione alle dimensioni di tutte delle corsie, dei passaggi e anche delle cuccette. Tipo e numero di abbeveratoie, altro aspetto fondamentale, la mangiatoia, spazio alla mangiatoia per ogni capo, e un altro aspetto fondamentale è, che forse di questo se ne è parlato poco, è invece il raffrescamento estivo, insomma questo è un altro aspetto secondo noi molto importante. Andiamo ad alcuni in dettaglio, zona di riposo a cuccette, che cosa consideriamo all'interno del nostro sistema? Numero di cuccette come minimo uguale al numero delle nostre vacche, le dimensioni delle cuccette, la lunghezza e la larghezza delle cuccette. State attenti che la lunghezza delle cuccette per esempio non è sempre uguale, esistono le cuccette contro un muro muretto che hanno determinate dimensioni, cuccette invece che sono libere anteriormente, quindi in quel caso lì per esempio il cerapiano misura la lunghezza della cuccetta, perché non esiste una cuccetta, perché davanti ha uno spazio libero. Quindi che cosa misuriamo? Misuriamo la distanza del tubo allenatore dalla parte posteriore della cuccetta e poi verifichiamo che comunque l'animale davanti abbia uno spazio libero. I sistemi appunto anti-avanzamento, quindi tubo allenatore, fermo al piede, tipo di battifianco. Un altro aspetto secondo noi fondamentale su quale Cervià ha lavorato tantissimo anche filmando gli animali è la superficie di riposo. Utilizzare paglia, un altro tipo di lettiera, un materassino, è diversissimo. Noi siamo i fautori, cioè noi, per noi la paglia rimane il materiale come superficie di riposo migliore di tutto, anche da prove che abbiamo fatto risulta sicuramente il materiale da utilizzare, chiaramente anche questo nei quantitativi giusti, corretti. Sulla zona di alimentazione, vi dicevo, diversi parametri, noi misuriamo anche la rastrelliera, ma comunque il numero di posti in rastrelliera uguale al numero di vacche, e anche uno spazio per singolo capo in rastrelliera deve essere adeguato alla categoria animale ospitata. Questo è un altro aspetto fondamentale. Per gli abbeveratoi il rapporto, il nostro sistema, rilevando il numero di abbeveratoi, lo mettiamo in relazione al numero di capi, ci determina se questo rapporto è corretto. Un altro aspetto che andiamo a vedere fondamentale, sui quali gli allevatori su questo non sono molto bravi, secondo noi, è il livello di pulizia degli abbeveratoi, ma non solo, anche dell'acqua al suo interno. Quindi noi consigliamo sempre, almeno per l'acqua di pozzi, di fare delle analisi. Anche questi sono tutti i parametri che sono inseriti all'interno del nostro sistema. Raffrescamento, secondo noi, aspetto fondamentale anche questo. È chiaro che la stalla, prima di tutto, deve essere ventilata bene in maniera naturale, però è fondamentale avere dei sistemi di raffrescamento artificiale che ti permettono nei momenti critici di andare a migliorare la situazione. Possiamo avere elicotteri, quindi praticamente grandi ventilatori installati sul controsoffitto della vostra stalla, oppure dei ventilatori diciamo più tradizionali, che possono essere con o senza doccette o nebulizzatori. Fra i due sicuramente molto meglio le doccette che bagnano l'animale rispetto ai nebulizzatori. Nel nostro sistema non guardiamo solo se ci sono i ventilatori, perché questo non è sufficiente, perché potrebbe esserci un ventilatore per 1000 vacche, questo non vuol dire nulla, quindi anche in questo caso noi mettiamo in relazione il numero di ventilatori con il numero di capi presenti all'interno di quella stalla. Abbiamo degli indicatori anche per la stabulazione fissa, perché il nostro sistema considera tutte e due, e vediamo sulla base dei rilievi fatti quali sono i principali punti critici che siamo andati a individuare. Questo riguarda le vacche, sia le vacche in lattazione che le vacche in asciutta. Per la zona di riposo
sembrano cose, cioè sono cose fondamentali purtroppo, però i problemi più grossi poi li troviamo su questi aspetti. Spesso questo denotano sovraffollamento, cioè i posti in cuccetta per esempio per le vacche sono sempre insufficienti, c'è sempre un sovraffollamento e questo crea sempre un problema. Un altro aspetto molto importante secondo noi sono i passaggi fra le cuccette. Le cuccette diventano, cioè le stalle diventano sempre più grandi, però i passaggi diventano sempre più piccoli, cioè i passaggi non sono adeguati, comunque i passaggi rimangono così. Ci sono, parlavamo prima di stalle di 300-400 vacche con dei passaggi di un metro e magari ci mettono anche l'abbeveratoio per giunta. Quindi i nostri capi si stressano anche per questi motivi. Un altro aspetto è il tipo di superficie di riposo. Spesso viene usata poca paglia o materiale non adatto, vengono usati dei materassini che spesso sono molto duri, anche se viene aggiunto delle volte della segatura. Questo migliora, ma non migliora a tal punto di paragonarlo a una cuccetta con la paglia. Zona d'alimentazione, altri punti critici imposti alla stabiliera, e un altro aspetto fondamentale invece è il pavimento di queste corsie. Spesso si trovano pavimenti di corsie che non sono pendenti verso la parte centrale, neanche verso la parte diciamo posteriore dove si dovrebbero allontanare le azioni, quindi rimane la frazione liquida. La frazione liquida rimane e questo è un problema. Un altro problema legato agli scivolamenti, per esempio, è una rigatura non corretta di queste corsie. Questo è un altro aspetto fondamentale. Noi diciamo sempre che secondo noi la nostra rigatura, la rigatura più corretta è rondi, fatta a rondi, ma questa per esempio la troviamo pochissimo, la troviamo in stalle che progetta il CRPA perché gli diamo questo consiglio, però è difficile da trovare. Per quello che riguarda l'involucro edilizio, allora per quello che riguarda le vacche, la ventilazione di solito non va male. Quando è che va male la ventilazione? Va male quando l'allevatore si mette in testa di fare degli ampliamenti attaccando una stalla vicino all'altra. Se vedete, se avete visto tante stalle in giro, vedete tanti edifici uno attaccato all'altro, quindi una stalla da sola che poteva funzionare benissimo ed essere ventilata benissimo rischia di andare in crisi, perché negli anni l'allevatore costruisce da una parte un ampliamento di una stalla e dall'altra parte ci mette magari i bovini da rimorchio, quindi allargando le coperture, quindi questo manda in crisi il nostro sistema di ventilazione. Per le manze, punti critici, sicuramente abbiamo strutture di allevamento e attrezzature molto spesso di recupero. Un altro aspetto fondamentale qui, la superficie di stabulazione. Forse un altro aspetto, quello fondamentale potrebbe essere i quantitativi di lettiera usati. L'allevatore usa i quantitativi di lettiera giusta per le vacche, ma delle mante se ne scorda molto spesso, quindi usa materiali sicuramente in quantità non adeguate e spesso anche i posti in rastrelliera non sono adeguati. Per le vitelle invece punti critici, anche qui nonostante vi ricordo che ci sono le norme generali per i bovini, mentre invece le uniche norme specifiche sono quelle per i vitelli, gli animali da 0 ai 6 mesi. Nonostante questo spesso si trovano delle superfici di stabulazione non adeguate, anche in questo caso forse un po' meno con le mante, però quantitativi di lettiera non adeguati. Spesso i vitelli vengono messi in strutture che non sono correttamente protetti dal caldo e dal freddo, quindi vengono messi all'esterno, ma anche, e questo ok si può fare, però nella scelta di dove collocare queste strutture bisogna farlo in maniera corretta, quindi che non subiscono irraggiamento, che non siano in zone soggette a freddo o a correnti d'aria. Un altro aspetto, anche se adesso i box finalmente hanno cominciato a farlo in maniera corretta, è un'assenza di contatto visivo tra gli animali. Forse non sarà fondamentale, però è richiesto comunque dalle norme. Interventi migliorativi e costi. Ecco, io vi dicevo, arriviamo a un punto critico, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere quali sono i possibili interventi migliorativi. Spesso gli interventi possono essere più di uno, non è detto che ci sia un unico intervento da eseguire, ma uno può pensare a più di un intervento. Quello che vi dicevo prima è verificare l'investimento, quindi il CRPA lavorando anche sui costi di produzione, lavorando per conto della regione sul prezzario, quindi ha in mano diciamo questi costi, quindi il CRPA ha questa caratteristica di poter verificare per conto dell'elevatore quale può essere l'investimento.
avendo poi un sistema Milconi per valutare i costi di produzione, è in grado di caricare questo, la simulazione di questo investimento sui costi di produzione e dire all'allevatore quanto può incidere sui costi di produzione l'investimento che vuole fare, perché questo è molto importante, secondo noi. Noi abbiamo messo poi, abbiamo messo in relazione il punteggio e la classe IPA appunto con i costi di produzione. Che cosa è saltato fuori? Un aspetto secondo noi importante, che le aziende con il benessere più elevato sono le aziende con i costi di produzione più bassi, quindi probabilmente anche le aziende più efficienti. Quindi in conclusione, chi investe correttamente in benessere animale, secondo me aumenta e investe anche nel proprio reddito. Dico investire correttamente perché sicuramente c'è bisogno del veterinario per vedere tutta una serie di aspetti legati al benessere animale, però secondo noi è fondamentale insieme al veterinario utilizzare anche altre figure, cioè tecnici preparati, professionisti in grado non solo di individuare i problemi, perché questo si può fare insieme al veterinario, ma poi risolverli, perché poi bisogna risolvere con degli interventi che devono essere innovativi, veramente rispettosi del benessere animale, ma devono rispettare determinate norme legate all'impiantistica, legate all'edilizia, cioè, e devono anche essere sostenibili economicamente. Quindi l'idea, secondo me, di fare lavorare un veterinario insieme a un progettista è la strada migliore per trovare l'intervento giusto.